No, sapevamo che li abbiamo distrutti. Davvero? Ah, peccato. Va bene, allora. Riassunto delle puntate precedenti. Abbiamo iniziato ieri il nostro laboratorio Metaplan. Lavoriamo su regole tecniche di moderazione, su come moderare, su come preparare una moderazione. Ieri abbiamo affrontato, abbiamo lavorato su quattro tecniche del Metaplan, che sono queste che rivediamo qui a parete. Allora, vi ricordate la tesi? La tesi è un'affermazione che si usa a volte per aprire il ghiaccio, per rompere il ghiaccio, per aprire il workshop, per rompere il ghiaccio. E si formula come un'asserzione con un punto esclamativo e si chiede alle persone attraverso uno sticker, un bollino, di dirci quanto sono o meno d'accordo con l'affermazione che noi abbiamo proposto. Una tesi per essere ben formulata, una tesi ben formulata è una tesi che accoglie opinioni diverse, quindi l'ideale, ieri noi avevamo tre posizioni, avevamo questa e alcuni che si sono posizionati nel centro, l'ideale sarebbe avere, buongiorno, benvenuta, l'ideale sarebbe anche avere magari posizioni estreme. Non è facilissimo formulare una tesi, quindi si usa se si è convinti di essere riusciti a formularla in modo da avere più punti di vista differenti. Abbiamo lavorato con la moderazione di una domanda a voce, vi ricordate? Si pone la domanda e si chiedono le risposte. La domanda, anche la domanda a voce può essere singola o doppia, poi lo vedremo. Abbiamo lavorato sulla domanda di discussione con ponderazione, che è una domanda che ti permette sempre attraverso i bollini, su una discussione già fatta, di scegliere per esempio gli argomenti su cui andare avanti, proseguire il dibattito, stabilire le priorità, consolidare i risultati, valutare la fattibilità, eccetera. E in ultimo, ieri abbiamo lavorato sulla moderazione di una domanda su cartoncino, quindi scrittura nascosta, un momento di riflessione individuale o in piccolo gruppo, e poi si apre la discussione. Abbiamo anche detto quando scegliere una domanda a voce e quando scegliere la domanda su cartoncino. Abbiamo sottolineato l'importanza della domanda su cartoncino quando vogliamo prendere le opinioni di tutti, quando vogliamo garantire un minimo di anonimato, quando vogliamo vedere le frequenze. Vediamo che una cosa ce l'hanno detta 10 persone e un'idea è venuta da una sola. Anche questo ci dà un dato. Bene, domande rispetto al lavoro che abbiamo fatto ieri? La notte ha maturato? La domanda della tesi, diciamo così. Sì, l'affermazione. Sì, equivale un po' alla domanda di un host, come più o meno. Mi sentirei di dir di no, perché la domanda di un host è vero che deve essere abbastanza ampia perché ci stiano dentro tante risposte, no? Tanti argomenti, però solitamente secondo me è molto ampia e spesso è proprio una domanda, no? Invece questa è un'affermazione e deve essere un po' provocatoria, un po' quello che ho fatto io ieri. Io vi ho detto, secondo me progettare e facilitare processi partecipativi in Puglia è facile, no? È facile progettare e facilitare, e voi avete risposto. Deve essere una domanda che attiva la discussione su quel tema, quindi ti permette di entrare nel tema e di attivare subito il gruppo anche con posizioni contrastanti, perché l'ideale è avere posizioni contrastanti. È per quello che vi dico, non è facilissimo. E poi, come vi dicevo ieri, a volte hai un po' il dubbio che stai iniziando subito a far alzare il gruppo, andare a mettere il bollino. No, anche questo va tenuto in conto. Buongiorno, ben arrivati. Stiamo iniziando, abbiamo solo fatto il punto sul lavoro che abbiamo fatto ieri. Accomodatevi. Sì, col microfono, credo. Passate.
mentre venivo mi chiedevo, ma le domande della domanda sul cartoncino, sì? Sono sempre quelle. Che cosa gli dico, che cosa gli nascondo? No, cioè, no. Adesso lo vediamo. Adesso lavoriamo sulle domande. Le domande sono le più varie. No, no, no. È la tecnica, eh? Quello che, infatti, non vi ho lasciato il lavoro fatto. Noi ieri abbiamo lavorato sui temi che ci interessano, i processi partecipativi, la facilitazione, poi qualcuna un po' più di svago sul territorio, sul Salento, anzi. Allora, vi ho tenuto solo i pannelli che raccontano la moderazione delle diverse tecniche, perché oggi lavoriamo sulle domande e le domande sono le più varie, no? Quindi la progettazione, il lavoro che facciamo oggi è proprio progettare le domande per un determinato tema, un determinato ambito. E ieri, secondo me, abbiamo fatto un ottimo lavoro in termini di contenuti, no? Poi ieri io ve l'ho detto più volte, non avete visto una facilitazione pura, no? Avete visto un lavoro che io facevo costantemente tra facilitazione e formazione. E secondo me è stato molto interessante il lavoro che abbiamo fatto sui processi partecipativi, quello che è emerso come ambiti. È molto interessante. Bene, altre domande? Come vi sembra Metaplan? Un po' troppo strutturato? Un po' troppa carta? Un po' troppo rigido? No, lo capisco. No, io credo che noi stiamo avendo la possibilità di conoscere tante tecniche. Certo. Quando tornavamo a casa con l'altra Angela ci dicevamo, poi deve esserci anche una scaltrezza di chi fa, scaltrezza in senso positivo, essere scaltro in base al contesto in cui sei, in base alle persone con cui sei, di capire quale modello poter utilizzare. Certo. Perché se c'è una persona che non mi segue proprio, se io comincio a parlargli, guarda, noi sul Dreamland non ci stiamo più, no? Non mi segue, quindi mi dicono, ma questa è proprio pazza, la formazione che fa marziana è diventata. E invece gli fai fare un lavoro a domanda nascosta, no? dove la domanda magari è perché noi stiamo insieme ancora a Babele, domanda nascosta, che cosa va bene, che cosa va male. In base alle persone che abbiamo di fronte, secondo me noi avere la capacità, certo, di saper utilizzare queste tecniche. In certo. Certe organizzazioni dove ci sono persone che cominciano a parlare e non la smettono più o che dirigono molto la discussione, io credo che queste siano tecniche molto... Poi bisogna saper facilitare, farle facilitare. Oggi lavoriamo su questo. E ieri è venuto fuori, quando abbiamo parlato dei processi partecipativi, che devono essere processi strutturati e noi intendiamo proprio questo. Io dico sempre, la metodologia è l'ultima cosa che scegli, l'ultima, e non è importante, è uno strumento. Non sono bacchette magiche, sono strumenti. Li uso, no, nella misura in cui sono funzionali al raggiungimento di un obiettivo. No? Allora, prima c'è un lavoro importante di progettazione, oggi facciamo dei flash anche su questo, che ti deve portare a analizzare qual è l'obiettivo, qual è il contesto in cui sto andando a lavorare, chi sono i partecipanti, quanto tempo ho a disposizione, quali sono i risultati che devo raggiungere insieme al committente, insieme al gruppo. Dopo tutto questo, io dico, forse questa volta devo usare Open Space, forse attivo il processo con Open Space e poi penso a un percorso con Metaplan, forse serve una progettazione partecipata con GOP, no? Ma è l'ultima cosa. E invece, ne parlavamo anche ieri, questa moda della partecipazione, l'Unione Europea ormai su tutti i programmi, su tutto dice deve essere, no, tutto partecipato, il coinvolgimento eccetera, sta diventando un po' la moda. Allora non c'è un programma, non c'è uno scritto di qualsiasi giunta che non parli di partecipazione, poi si riduce la partecipazione in fare 4 assemblee con la popolazione, che va bene, no? Fai informazione, fai comunicazione, qualcuno parla anche, ma non è partecipazione. La partecipazione è un processo strutturato in cui tu metti gli attori che coinvolgi nelle condizioni di portare un contributo vero, un contributo attivo, di essere... La conoscete la scala della partecipazione di IP2? No. Poi magari la vediamo.
E questo ancora non passa. E l'altra cosa che sta succedendo, noi ridiamo su questa cosa, ma ci sta succedendo sempre di più, che ci chiamano e io dico, quando finisco la telefonata, dico ai colleghi, anche oggi volevano comprare 2 chili di Open Space piuttosto che 3 chili di GOP. A me è successo da poco, mi hanno chiamato una provincia in Sardegna, ciao Giovanni, sul tema della biodiversità, tra l'altro un tema che a me sta molto a cuore. Io sono tantissimi anni fa scienziata ambientale, si può dire, cioè ho studiato scienze dell'ambiente, quindi comunque sono i temi a me cari. E questa committenza mi ha detto, vogliamo fare un open space sulla biodiversità? Io, bene, molto interessante, ho iniziato a capire, loro avevano fatto uno studio sulla biodiversità di un territorio. Alla terza domanda che io ho fatto ho capito che non era l'open space quello che serviva, no? Loro avevano visto un host, gli era piaciuto, avevano visto che la gente partecipa, che la gente va via contenta. E lì che cosa fai come consulente? Li puoi seguire e dire, bene, vuoi un open space, ti faccio un open space, oppure iniziare una analisi della domanda un po' più attenta, coinvolgerli in una serie di riflessioni. Alla fine abbiamo fatto 6 metaplan in giro nel territorio e un evento finale nel capoluogo di provincia. Perché? Perché io provavo a spiegargli che per quanto ci possa essere gente appassionata a questi temi, la biodiversità, diciamolo così, non è nella pancia di nessuno, cioè nel quotidiano. Cosa ti preme? Tu per andare a un open space e dedicare un'intera giornata del tuo tempo a riflettere con altre persone su un tema, deve essere un tema che ti sta davvero a cuore. Non so se riesco a farmi capire. Avremmo rischiato di non avere nessuno, di avere 10 persone, no? Allora, secondo me noi dobbiamo essere lì capaci di, come dire, orientare la domanda. Allora io gli ho detto, è difficile che da tutta la provincia vengano nel capoluogo a passare una giornata a lavorare con noi su questo tema, perché non andiamo noi nel territorio? No, sono rimasti un po' così. Ci siamo fatti in giro per tutti i paesi, 6 incontri, a ogni incontro, forse quando andava bene avevamo 8-10 persone. No, li abbiamo fatti di poche ore, li abbiamo fatti in orari in cui magari le persone partecipano, e alla fine, all'evento finale, dopo questa animazione nel territorio attenta, continua, abbiamo avuto un bel numero di persone. Però è questa l'attenzione che noi dobbiamo avere quando progettiamo, no? Poi possiamo anche dire, vuoi un host, ti faccio un host. Però poi va anche un po' a discapito del lavoro che noi facciamo, che vogliamo che sia efficace, no? Scusami Serenella, a questo proposito, visto che la partecipazione è una questione che sta un po' ormai dappertutto, noi parlando con un formatore che è venuto dalla Spagna, lui ci ha spiegato che in Spagna stanno facendo dei corsi di master ed è riconosciuta la figura del facilitatore. Qui in Italia esiste un riconoscimento, c'è un albo, c'è qualcosa che attesti, oppure chi vuole lo fa a rischio di quell'effetto boomerang di cui parlavamo prima? Allora, non c'è un albo e io vi chiedo, ma ha senso fare un albo quando gli albi ormai... Per carità. Ho detto albo per dire... Però per confrontarci su questo, con IP2, Andrea è il referente per la Puglia, stiamo facendo un lavoro con l'Associazione Italiana per la Partecipazione Pubblica, abbiamo anche un gruppo, oltre che un gruppo festival, magari di cui poi parliamo, abbiamo anche un gruppo sulla formazione. C'è una regione, la Toscana, che la Toscana è molto avanti nel repertorio delle qualifiche professionali, è l'unica regione, vi direi, magari posso essere smentita, che ha al momento un profilo sulla facilitazione. L'idea di IP2 è comunque di lavorare per, come dire, perlomeno fare uno standard di profilo di competenze, qualche cosa, perché poi le certificazioni, gli albi, è inutile aprire la discussione, le certificazioni valgono e non valgono, nel senso abbiamo visto Metaplan comunque, un'azienda privata, GOP è libero, è promosso dall'Unione Europea, è libero, tanti altri che voi usate probabilmente sono liberi, Open Space è libera, Scenario Workshop, che è una delle metodologie, lo stesso promosse dall'Unione Europea, un marchio registrato ma dall'Unione, dovrebbe avere un albo di National Monitor nazionali, però insomma ognuno che è morto da tanti anni. Quindi secondo me, ecco, l'AIP ha appena elaborato, magari ve la mando se vi fa piacere, una carta della partecipazione
che abbiamo contribuito un po' tutti a costruirla, e secondo me è interessante perché fissa una serie di principi importanti, no? Sono dette alcune delle cose che poi quando noi ci confrontiamo su questi temi emergono, e l'ha fatto, anche questo secondo me è stata una buona mossa, insieme a altre due associazioni che sono l'INU, l'Istituto Nazionale di Urbanistica, perché anche loro hanno una sezione partecipazione, stanno lavorando, l'INU, sì. Stanno lavorando attivamente, e la terza è un'associazione di facilitatori internazionali che ha una sede anche, una sezione anche in Italia, è AIF. Chiedo perché ogni tanto neuroni, no, non una sede, una sezione di facilitazione. AIF fa le certificazioni, anche AIF fa le certificazioni, gli esami però al momento sono tutti in inglese, quindi comunque chi vuole può, però anche quello può essere una barriera. E basta, insomma. Quindi io lavorerei, e chi vuole magari lavorare insieme a noi dentro l'Associazione per la Partecipazione Pubblica è benvenuto, anche tu Fedele ci sei. Perché secondo me è importante, più sono più importanti le reti informali di persone che ci credono e che vogliono costruire. Una volta è molto difficile perché chiaramente è tempo libero che tu dedichi, e sappiamo che siamo tutti sommersi, quindi non è che si riesca a fare tantissimo, però pian piano appunto si è scritta una carta della partecipazione, ogni anno facciamo un'assemblea nazionale, quest'anno ci siamo visti a Reggio Emilia ad aprile, se non sbaglio, e abbiamo fatto un workshop, ho facilitato, ho dato la disponibilità a facilitare un workshop Metaplan, e abbiamo progettato il Festival della Partecipazione. Però per dire, scusate perché secondo me non lo... quindi questo è quello che io dico facciamo, no? Cioè l'invito mio è a stare in rete e a costruire, anche a costruire un profilo di competenze, che è quello che si vuol fare anche col gruppo formazione di AIP, di AIP2 si chiama, perché è Associazione Italiana per la Partecipazione Pubblica. Abbiamo fatto durante il festival un bel lavoro per dire che cos'è per noi partecipazione pubblica e quello che è emerso, perché poi sapete i processi partecipativi nascono un po' con l'idea delle politiche pubbliche partecipate, però alla fine si è arrivati a dire che quello invece in cui crediamo sono, cioè il bene comune, quindi la politica pubblica è intesa come bene comune e quindi con responsabilità di tutti, e quindi bello, sta facendo secondo me un bel lavoro, però c'è bisogno di energie, quindi anche lì. Partiamo. Allora, oggi lavoriamo sulle domande, faccio io adesso una breve introduzione sulle domande, poi ci dividiamo in gruppi, elaboriamo su dei temi che adesso individuiamo insieme un percorso di domande, torniamo in plenaria e facilitate. Va bene? Non costringiamo nessuno a facilitare, chi vuole? Chi vuole facilita, chi vuole fa l'assistenza alla facilitazione, e la usiamo un po' come una palestra di confronto, va bene? Ciao! Allora, esistono diversi tipi di domande, era quello che mi chiedeva prima Angela. Pian piano ce la faccio. Esistono diversi tipi di domande. Chi modera, l'abbiamo detto ieri, stiamo parlando di Metaplan, poi no? Ogni metodologia... Chi modera determina la direzione del dibattito, non i contenuti, ma verso cosa vi porto, qual è il compito, la meta. Bisogna concepire in anticipo la domanda che fa scattare la discussione. Vi ho detto che gran parte del lavoro di Metaplan si svolge prima del workshop, quando inizi con l'analisi del contesto con la committenza, fino a quando ti metti ai progetti. Quali sono i tipi di domande che usiamo? L'abbiamo accennato, adesso però lo sistematizziamo in questo pannello. Domande singole, domande doppie, ieri siamo arrivati a fare domande doppie, ma anche domande multiple. Le domande multiple spesso si lavorano a matrice, poi vi dico. Domande singole,
No, Angela diceva, ma le domande sono sempre quelle. Le domande sono N, tutte quelle che tu ritieni utili per lo scopo che tu hai. A quali aspetti dobbiamo fare attenzione? Come possiamo gestirli al meglio? Bla 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 bla. Ogni domanda è una domanda utile. Domande doppie. La domanda doppia ha due tipologie, due possibilità di risposte. Cosa dobbiamo fare? Ieri abbiamo usato, arriva il consulente milanese, vuol venire nel Salento, cosa gli dici, cosa gli neghi? Cosa dobbiamo fare per l'associazione X nel prossimo futuro? Cosa fare per prima cosa? Quali sono le emergenze? Cosa vogliamo affrontare prima? Cosa vogliamo fare se resta tempo? Esempi, Un moderatore metaplan, cosa spero di ricavarne? Quali difficoltà posso incontrare? Ad esempio, potremmo facilitare oggi. Domande multiple, cosa diranno le sono in un'organizzazione? Cosa diranno le seguenti persone a questo proposito? La revisione? Vai Giovanni. No, non sono in opposizione. Ieri erano in opposizione. Cosa gli dici? Cosa gli neghi? Non è detto. Certo. È libero. No? E qui stiamo vedendo le domande. Dopodiché io ho quella cassetta degli attrezzi. Domanda voce, domanda su cartoncino, domanda di ponderazione o tesi che in realtà è un'asserzione. Ok? Quindi io la domanda singola la posso fare a voce su cartoncino, la domanda doppia la posso fare a voce su cartoncino, userò il codice colore, darò i cartoncini di due colori, ieri ho fatto quello per farvi vedere anche questo. La domanda multipla stessa cosa, stessa identica cosa, la posso gestire come domanda a voce, la posso gestire come domanda su cartoncino. Allora, per esempio, mi interessa capire, stiamo modificando in questa organizzazione una procedura. Qual è il punto di vista del management, dello staff, dei clienti? Secondo voi ognuno darà delle risposte, ok? Quando io ho, a volte, nelle domande multiple, io lavoro con una struttura a matrice, a volte a cluster, quindi se mi arrivano questi tre cartoncini io avrò qui il management e metterò qui intorno, avrò qui un'altra cosa e metterò qui intorno le risposte. Altre volte invece voglio strutturare in maniera più puntuale e allora lavoro a matrice, dove avrò delle cose dette qui e delle cose dette in questa parte. Se poi vi faccio vedere un caso, vi faccio vedere anche questo. A matrice, scusami, può essere solo... A doppia matrice è solo da una parte all'altra o può essere anche quattro spazi per dire? Riga e colonne, quindi okay. Avrai qualche ambito su, per esempio, sì. Fai questo esempio, cosa diranno le seguenti persone a questo proposito? E sotto avrai la comunicazione aziendale, la gestione delle procedure, la comunicazione interna, bla bla bla, e su, nelle colonne, nei titoli delle colonne, avrai per esempio cosa dice il management, cosa dice lo... ok? Quindi lavori a incrocio. Puoi strutturare come vuoi. E raggruppamenti, grappoli, cluster. Ok? Quindi posso formulare le domande in modo diverso, usare le tecniche in modo diverso e con questi attrezzi strutturo la mia sceneggiatura. Allora, cosa caratterizza una domanda ben formulata? Non ci sono domande giuste o sbagliate, vanno bene tutte le domande, però è importante formularle bene. Innanzitutto deve essere una domanda che genera interazione all'interno del gruppo, perché l'obiettivo è quello, ricordiamoci, non è una domanda sì-no, adesso banalizzo, no? Deve essere una domanda che attiva discussione. Ieri alcune discussioni più sui contenuti che ci interessavano le abbiamo giustamente approfondite, altre le abbiamo un po' tagliate, però l'obiettivo è moderare un gruppo di discussione. Quindi deve interessare, anche provocare un po', perché se ci sono posizioni... Qui si muore. Se ci sono posizioni contrastanti, bene che emergano,
no? Quindi anche provocare e far venire fuori eventuali conflitti, posizioni divergenti. Deve essere aperta per mettere parecchie risposte, no? Quindi non una domanda troppo chiusa, dopo 2 minuti non c'è nient'altro da dire, ma non essere neanche troppo generale, troppo vaga, eh? Deve riferirsi a esperienze, sollecitare opinioni, ma non deve neanche chiedere troppo, perché è meglio, perché se no, cioè non devi concludere il tuo tema con una domanda, no? Tu hai un percorso di domande, quindi la progettazione è importante perché devi capire con cosa iniziare e con cosa proseguire il tuo percorso di domande per arrivare allo scopo, ai risultati che tu vuoi ottenere. Cosa mettere prima, cosa mettere dopo. Vi ho fatto l'esempio del workshop di 2 giorni fa. Io ho preferito, anziché iniziare a lavorare sugli indicatori, i numeri, aprire un po' sul perché. Sono domande un po' più strategiche, un po' più di respiro, in cui il gruppo condividesse dove stiamo andando e perché. Quindi ognuno però poi fa le scelte. Vi ho detto, non c'è un percorso uguale all'altro. Deve essere diretta verso l'obiettivo, attenzione, non deve essere troppo indirizzata, no? Ricordiamoci che noi non dobbiamo mettere nelle domande ciò che vogliamo che siano le risposte, ok? Noi li portiamo verso un compito, li guidiamo verso una meta, ma non è che diciamo noi dove si deve andare. Allora, per capire questo, usiamo questo schema che ci dice che servono temi in metaplan, servono temi di medio livello. Dobbiamo stare qua, non dobbiamo stare nell'etere, ok? Non dobbiamo stare troppo alti con una domanda, eh? Come si può migliorare la comunicazione? Come si può migliorare la comunicazione è un ottimo tema di un workshop, ok? Dove magari all'inizio chiedo com'è oggi la comunicazione nell'azienda, quali sono gli strumenti che utilizziamo e man mano faccio un percorso logico. Alla fine il percorso di sceneggiatura di un workshop Metaplan non è altro che un percorso logico di pensiero verso i risultati. I contenuti te li danno i partecipanti, ma il percorso lo devi progettare. Allora, come il management dovrebbe informarci? È general generico, può essere un macro tema, ma poi lo devi svolgere. Invece devi stare sulle singole domande a questo livello. Come coordinare il progetto con un altro dipartimento? Come rendere i nostri incontri efficaci? Man mano, ma neanche andare al terreno, ok? Non stare su in cielo, ma neanche andare troppo terra a terra. Se la domanda è come razionalizzare la distribuzione delle coppie, ho capito, in 3 minuti l'hai finita, ok? Va bene. Domande? Puoi provarci, è la cosa migliore. Provarci. Quante domande devono essere fatte in una sceneggiatura, più o meno? Non c'è una risposta, nel senso che tu comunque devi pensare quanto tempo ho, quanti partecipanti ho, e poi un po' ti regoli, no? Ti regoli magari sapendo con l'esperienza che una domanda a voce con 20 partecipanti almeno mezz'ora ti ci vuole, che una domanda su scrittura nascosta, se hai 30 persone non dovresti averle, ma a volte ce le hai, ti prendi un'ora, se una domanda doppia anche di più. Quindi è un po' un lavoro che fai. Io, come vi ho detto ieri, la cosa migliore è comunque sceneggiare in maniera un po' più ampia, no? In modo che poi hai gruppi che attivano discussioni ricche, che portano, no? Un contributo anche magari maggiore su alcuni temi rispetto a quello che tu potevi ipotizzare, altri che un po' si sbrigano, e poi decidere magari cosa eventualmente non trattare o che cosa fare in più. Quindi deve essere flessibile comunque. Con la committenza. Rifai la domanda, Giovanni. Sì, dicevo, che livello di interazione c'è, cioè, con la committenza rispetto alle domande? Cioè, immagino che magari la domanda, cioè l'obiettivo evidentemente è condiviso, ma per esempio la domanda che traduce l'obiettivo, anche quella è condivisa, o sono condivisi alcuni passaggi precedenti, chiaramente non fino all'ultimo livello di terra, ma come dire, diciamo, i primi livelli?
Allora, noi solitamente, poi vi dico non sempre, però solitamente preferiamo condividere anche la sceneggiatura con la committenza. Quindi che lavoro facciamo? Prima facciamo degli incontri per capire, no? Quindi una serie di domande, chiediamo documentazione al riguardo e iniziamo a studiare. Poi proviamo a sceneggiare con alcuni dubbi e con quello ci confrontiamo. Quindi vi dico, non lo facciamo sempre, ma in molti casi, magari se c'è già un rapporto col committente e quindi capisce quando noi gli mandiamo questa cosa, capito? Capisce che cos'è, no? Perché se no la gente la prima volta, quindi magari lo mandiamo e diciamo uno che è un documento interno, ad uso interno, perché se no rischi che con la comunicazione ai partecipanti mandino anche la bozza di sceneggiatura, no? Lo dico perché può succedere, quindi specifichiamo che un documento è uso interno e che serve per, e che quello che loro leggono è quello che è lo svolgimento del workshop a parete, e quindi facciamo una condivisione molto spinta in certi casi, proprio diamo la sceneggiatura prima per condividerla. Quindi vedono esattamente il percorso di domande che noi faremo. Poi serve anche... Beh, possono dare dei suggerimenti, la realtà è che... No. Sì, però magari serve anche a voi per, come dire, per rifinire qualche dubbio, qualche... Sì, anche avere la totale consapevolezza da parte di chi ti chiede. No, perché magari quando conoscete già l'ambito, intendo proprio l'ambito anche umano, è più semplice conoscere quali domande fare rispetto alla reazione attesa. Ma quando l'ambito è ignoto, allora magari sapere prima, confrontandosi col committente, anche il discorso domanda chiusa, domanda scritta, domanda a voce, perché tu magari gli chiedi così, ma cioè, che, per sapere che tipo di uditorio hai, no? Che tipo di clima c'è, queste questo cose. Sì, però non chiedo a lui, faccio una domanda a voce, faccio una domanda su cartoncino, no. Magari gli chiedo, per esempio, quando noi facciamo l'analisi degli attori, non so se in maniera strutturata avete fatto formazione sulle metodologie di analisi degli stakeholder, lo farete in prossimi incontri. Per esempio, nelle matrici che noi usiamo per l'analisi degli stakeholder, una ultima colonna noi la mettiamo sempre su conflitto, perché comunque per noi è molto utile capire se quel gruppo, quegli stakeholder hanno su quell'ambito di intervento conflitti pregressi, conflitti potenziali, conflitti in atto, perché non è che non invitiamo gli attori, però li gestiamo. Cioè, ci prepariamo a sapere che. No, nel senso che cioè, o come dicevamo all'inizio, appunto condividere magari esattamente le domande, oppure avendo la sceneggiatura, non con il codice tecnico, ma con il codice dell'interlocuzione normale, fare domande che però poi tu ritraduci rispetto alle tue scelte. Certo. Cioè, perché tu hai davanti più o meno il film, certo. hai quei due tre dubbi, diciamo, certo. E rispetto a quelli fai delle domande, sì. Che non è che tipo di domande, sì. Ma... Sì. A me è successo per la sceneggiatura della prossima settimana, di un workshop che farò in Sicilia, che mi è stato detto la sceneggiatura molto bene, è probabile che io voglia sapere alcune altre cose, ma forse avrò i documenti all'ultimo momento, e gli ho detto non ci sono problemi, io ho sempre strisce bianche, se viene fuori un nuovo pannello bianco, si scrive una striscia e si lavora. Mai essere rigidi, no? All'inizio, ovviamente, sei un po' più, come dire, la tua sceneggiatura magari è un po' una copertina di Linus, no? Sai, tutte le tue sicurezze. Dopo sei più sereno e quello che arriva, segui anche più facilmente quello che ti arriva dal gruppo. Per carità, la sceneggiatura è quella, lì andiamo, però se viene fuori che è interessante lavorare su un tema che magari è emerso, prendi altre strade. Riflessione. Devi avere il microfono per riflettere a voce alta, se no. La riflessione sul tema di medio livello, quella scelta lì è molto complessa perché ha a che fare con l'esercizio del potere, cioè sulla dimensione reale di una pubblica amministrazione, di un settore della pubblica amministrazione, di chiedere effettivamente un contributo che incide poi sulla scelta della pubblica amministrazione.
perché spesso la partecipazione sta o a livello già deciso, quindi molto basso, quindi una semplificazione, una puntualizzazione, una cosa già strutturata che sta a terra, oppure a un livello molto generico dove non si sbaglia, in qualche modo siamo sempre nel... Arriva qualcosa che può essere utile. Che può essere utile semplicemente come scena, per cui quel livello lì è il punto più delicato e difficile probabilmente del rapporto fra la facilitazione e la pubblica amministrazione o i soggetti che decidono veramente. Sono quindi d'accordo. Stare là è veramente difficile. Però perché io dico che io preferisco, quando non ci sono, diciamo, impedimenti, mandare la sceneggiatura al committente? Vi voglio dire, questo è, andremo a fare queste domande? Va bene? No? Quindi condividere la responsabilità anche su quello che poi stiamo chiedendo, e che è questo. Come si fa a sapere prima quante persone verranno? Cioè, è sempre possibile stabilirlo? Vabbè, tu hai sempre un po' un range. Allora, noi usiamo molto i form di iscrizione online, cioè preferiamo comunque provarci online o come schede. La verità è che un po' devi farla passare la cultura dell'iscrizione agli eventi, perché molto spesso hai un certo numero che si iscrivono e poi non vengono alcuni, un certo numero che arriva comunque il giorno. Però io su questo piano insisterei, nel senso che per l'organizzazione, poi scriviamo nella comunicazione che per un'ottimale organizzazione è importante per noi conoscere, no? Le solite cose che si fanno. Una cosa importantissima degli inviti e della comunicazione è far capire alle persone cosa andranno a fare, no? Perché è vero che magari la gente è stufa di andare ai convegni in cui due persone parlano e 200 ascoltano annoiate e leggono il giornale, però è anche vero che devi essere preparato a andare in un luogo in cui ti mettono a lavorare, a riflettere e avere un ruolo attivo, quindi questo lo devi dire. Cioè devi dire il tuo contributo è importante, sarà richiesto il tuo contributo, sarai parte attiva, sarà un laboratorio che partirà dalle idee, cioè tutto ciò che vuoi, ma lo devi dire, è molto importante nella comunicazione. E, c'era un'altra cosa, Giulio, che hai detto? Quindi sul numero dei partecipanti, dopodiché... Tu sai che, allora, ci sono delle metodologie tipo scenario workshop, EASV, è la sigla, che sono un po' rigide. Tu devi avere 40 circa partecipanti di 4 categorie. In una metodologia così è chiaro che ti sballa un po'. Già sull'open space, che te ne arrivino 80 o 100, non ti cambia tanto. È chiaro che altri numeri, no? Anche l'organizzazione ti cambia. Però tu devi sempre prevedere un range. Con Metaplan il punto qual è? Devi essere in grado di essere flessibile. Io l'ho detto, i workshop Metaplan ottimali li fai con 15 persone, 10 persone, 12 persone, ma non ci capita quasi mai. Quindi 20, 25, ogni tanto. Adesso è successo da poco un progetto che stiamo gestendo in Sardegna. È un progetto transnazionale di cooperazione, quindi sono coinvolti tanti soggetti. A un certo punto, pochi giorni prima del workshop, si è capito, perché fino a quel momento ci avevano garantito che oltre 40 non sarebbero stati, si è capito che rischiavano di essere 70. Allora, se 40 a fatica, chiedendo scusa infinitamente alle persone che sono dietro, che magari uno, a me piace che tutti si guardino in faccia, è importante per discutere, invece già con una seconda fila hai le schiene, cioè vedi la schiena di chi sta davanti, quindi già questo è poco funzionale. Se in più arrivi a un numero in cui hai 2-3 file e le persone neanche leggono a parete, già perdi la forza della visualizzazione. E abbiamo un po' cambiato il programma, quindi facciamo dei momenti in plenaria iniziali, come vi dicevo anche ieri per un'altra cosa, facciamo dei gruppi di lavoro e poi si torna in plenaria. Devi essere anche in questo un po' flessibile, però la certezza... No, ma certo, noi siamo sempre... Poi diciamo che, insomma, la verità vera è che non è che abbiamo sempre il problema di mandare via le persone, no? Devi fare una tale fatica per coinvolgere e averle che... Cosa dicevi? Il tempo? Certo.
Io oggi non l'ho fatto cadere. Ecco, oggi l'abbiamo ancora Funziona? Un po' legato, cucito. Funziona? Bene, allora io direi che partiamo col nostro lavoro di esercitazione. Ok, allora, quindi abbiamo detto che il moderatore dà la direzione alla discussione. La domanda che dà inizio all'interazione deve essere pensata apposta. Formulare domande che stimolino l'interazione, domande che si riferiscono a diversi aspetti. Adesso noi insieme andiamo a individuare quanti siamo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Dicono di no. I 18. E 17. 4, 4, 4, 4. Facciamo 4 gruppi. Facciamo quattro gruppi, quindi dobbiamo individuare quattro temi. Quindi individuiamo quattro temi, ci dividiamo in gruppi. Se volete, tanto siamo quattro, non facciamolo in coppia, ma possiamo anche farlo in quattro. Un argomento, in realtà gli argomenti, i macro argomenti li decidiamo adesso. Poi magari insieme decidete qual è proprio il tema, no? Adesso decidiamo il macro argomento e poi decidete il tema del workshop. Cosa mettete nella nuvoletta o nella striscia a inizio del workshop, va bene? Deve essere un argomento che interessa a tutti. Io vi dico preferibilmente situazioni lavorative, ma se volete fare altro siete liberi. Allora, potete lavorare così. Una volta che avete definito un argomento, l'argomento del workshop, e lo fate insieme, potete fare un momento di lavoro individuale. Poi vi diamo strumenti. Un momento di lavoro individuale in cui ognuno di voi riflette e scrive qualche domanda che può essere adatta a quel workshop in un foglietto. Va bene? Iniziate con una riflessione individuale. Ognuno scrive qualche domanda, che può essere domanda semplice, che può essere domanda doppia, come volete. Poi le condividete e scegliete quelli che vi sembrano i suggerimenti più adatti per domande semplici, per domande doppie. A quel punto li scrivete sui cartoncini, pronti per essere messi a parete. Ok? Chiaramente potete fare un lavoro che prende il suggerimento di uno, quello dell'altro e costruisce una piccola sequenza. Potete fare sequenze anche fino a quattro domande. Tutto chiaro? Vabbè, scrivi leggibile, abbiamo già fatto ieri un abbondante esercizio, siete tutti bravissimi. Dopodiché, cosa faremo? Torneremo in plenaria, vai, Giovanni. Quando individuiamo il tema del workshop, sì, contemporaneamente individuiamo anche l'obiettivo? Qui lavoriamo sulle domande, cioè la domanda di Giovanni è, vi ricordate nell'agenda? Nell'agenda io ho una nuvoletta che mi dice il tema del workshop e poi ho una piccola riquadro che mi dice gli obiettivi del workshop. Se vi è utile, perché magari ci ragionate, potete dirli, però non è importante che poi li presentiate in plenaria, perché quello che a noi interessa è il tema e le domande. Ok? Se vi serve per costruirle, ditevi qual è l'obiettivo. La domanda era legata ad immaginare che sì, servisse, nel senso che... Certo. Penso che possono esserci domande diverse a seconda di dove poi... Certo, però la finalità del lavoro che facciamo oggi è, in questa fase è più sulle costruire domande ben scritte, ancor prima della sequenza di workshop, però domande ben scritte che abbiano un certo percorso logico, quindi se vi è utile dirvi anche qualcosa su dove vogliamo andare è importante, va bene? Però l'accento lo metterei, stresserei... metterei l'accento su questo, su scrivere domande ben scritte, ben formulate. Quello che infatti poi faremo è questo. Questa è un'altra tecnica di Metaplan che non abbiamo usato. Si usano queste
bandierine, cioè si usano i foglietti per votare qualcosa, ok? Quindi in questo caso noi li useremo per dire, secondo me è una domanda ben formulata, quando la presenterete è una domanda ben formulata, probabilmente c'è un piccolo cambiamento necessario e probabilmente da riformulare. Anche questa è una cosa che si fa. E... Bisogna scriverci sopra oppure... No, lo facciamo dopo se vogliamo. È una cosa che si... è una tecnica metaplan anche questa. Immaginate che tu in un attimo... Sì. Ma noi, la nostra sede è piena di pannelli ovunque, perché io per esempio ho un pannello sempre nella mia stanza con tutti i progetti e cambio i cartoncini che stanno sotto con le cose da fare, no? Perché così magari le persone con cui lavoro nei gruppi di lavoro in un attimo la mattina arriva e dice allora ci ricordiamo ad un, due, tre, su quest'altro abbiamo da fare questo, è comodo, cioè niente, visualizzi, non è... Però alla fine lo usi molto, lo usi per il quotidiano, non so se anche per voi è così in azienda. No, diciamo che utilizziamo anche molto gli strumenti più digitali. Certo, e quindi abbiamo i pannelli quasi in ogni stanza e poi abbiamo una sala riunioni con tanti pannelli e allora lì però c'è un po', no, di lotta, allora arrivi, li devi usare, magari chi aveva fatto prima un momento di progettazione ce li ha ancora tutti apparecchiati e poi le aule dove ugualmente facciamo la formazione, facciamo i workshop e lì ci sono tanti pannelli. La verità, insomma, un po' divertente è che passiamo il tempo a fare i trasportatori, questo è... Ma voi pensate tutte le volte che è un metaplan fuori, ti devi portare tutta l'attrezzatura, tutti i pannelli, oltre le valigette, i materiali, no? Passiamo il tempo a fare i trasportatori. Anche un... C'è la station van. Io non ce l'ho più, ce l'avevo quando avevo le bambine piccole, adesso ho una C3 e riesco a farne stare 4. E quindi comunque è tutta un'organizzazione, perché con 4 pannelli dietro ci stanno 2 persone, allora se siano di più devi prendere 2 macchine, insomma. E fa ridere, perché quando arriviamo anche in regione, no? Arriviamo con carrello e tutti i pannelli penseranno la ditta dei trasporti, invece siamo la società di consulenza che deve fare il workshop su ci guardano. E vabbè, è così, sono gli strumenti del nostro lavoro. Va bene, allora, è tutto chiaro come lavoriamo? Quindi in 4, 5, adesso decidiamo i temi e le persone che lavorano in ogni gruppo. Iniziate concordando l'argomento del workshop, proseguite ognuno scrivendo, buttando giù un po' di domande in una riflessione individuale, le condividete e tornate in plenaria con un piccolo percorso. Dopodiché analizziamo le domande per fare una riflessione sulle domande, lo usiamo un po' come palestra sulle domande e poi iniziamo la facilitazione di quelle domande. Quindi chi vuole si sperimenta, quindi potete anche decidere nel gruppo se volete sperimentare tutti o chi un ruolo e chi l'altro, perché ricordate che ogni domanda deve essere facilitata da un facilitatore, da un assistente alla facilitazione. Ok? Allora, i temi. Fate proposte. Argomenti. Se ho il microfono in mano c'ho anche una cosa. Allora, io vi lascio assolutamente liberi di scegliere. Se volete parlare, vi potrei dire mischiatevi, ma non ve lo dico, nel senso che se per voi invece è un'occasione utile per parlare di una cosa, magari no, che attiene comunicazione piuttosto che un'altra organizzazione, io dico scegliete, insomma, quindi se volete usare anche questo momento un po' utile sui contenuti. È chiaro che stressiamo gli aspetti di metodo, cioè mettiamo l'accento sugli aspetti di metodo che sono quelli che ci interessano, però se volete usarlo anche per lavorare su contenuti utili, fatelo.
Sì, non dicevo, raccolgo il suggerimento sulla situazione lavorativa. Quindi è un'idea su un gruppo, cioè, per il lavoro sulla costituzione di una comunità ospitale in un piccolo comune. Quindi comunità, posso scrivere comunità ospitale in un piccolo costituzione? Sì. Di una piccola costituzione. Ok, un altro tema? Io volevo proporre, diciamo come tema generale, un miglioramento dei servizi culturali. Poi la domanda... Quindi, miglioramento servizi culturali... Beh, poi lo decidete magari nel gruppo. Poi lo decidete, adesso teniamo questo tema dei servizi culturali e poi decidete nel gruppo qual è il tema. Ancora due temi? Possibili sviluppi lavorativi di un gruppo che fa facilitazione. Sviluppi. Sviluppi e opportunità. Beh, questo poi ve lo definite meglio. Sì. Anche il mio è un po' dubbio. E come invogliare la gente alla partecipazione, i cittadini, cioè smuovere un po' il torpore e dire guarda, c'è una svolta adesso, partecipiamo. Prima ognuno faceva per sé, però adesso... Come invogliare alla partecipazione? Allora, è chiaro che se noi stessimo lavorando, va bene? O c'era un'altra... Trovate interesse in tutti? O qualcuno riuscite a trovare interesse in questi che abbiamo definito? Ci proviamo? Allora, un'altra formazione che io spesso faccio è la progettazione dei processi partecipativi. Allora è chiaro che ci dovremmo chiedere chi sono gli attori, cioè è tutto un altro il lavoro, qual è l'obiettivo, eccetera, no? Non stiamo facendo questo, stiamo facendo un lavoro di approfondimento sulle domande, no? È chiaro, perché altrimenti... Su certe cose la prima cosa che dico mi verrebbe da dire chi sono gli attori per un workshop sui servizi culturali, no? Mi verrebbe, però non stiamo facendo quel lavoro, no? Stiamo provando su un tema che quindi può rimanere anche un po', definiamo il tema del workshop, però non stiamo facendo la progettazione del percorso, stiamo provando a lavorare sulle domande, ok? Che è un pezzo, non stiamo... facendo tutto il lavoro di progettazione. Poi sono d'accordo con Giovanni che magari almeno dire che obiettivo, su cosa stiamo lavorando, ce lo possiamo dire, però non stiamo facendo un lavoro approfondito su questo, cosa che invece, no, magari si fa. Allora, chi su Costituzione, Comunità Ospitale, Piccolo Comune? Ditemi i nomi. Giovanni? Giusto? Poi? Datemi i nomi. Ha detto Giovanni che è tipo un albergo diffuso? Non è solo l'albergo diffuso, nel senso che ci assomiglia, però l'albergo diffuso riguarda solo la ricettività, la comunità ospitale riguarda tutti gli aspetti dell'accoglienza turistica, che quindi è anche mangiare o utilizzare servizi di qualsiasi tipo, cioè in qualche modo è come se quel piccolo paesino, cioè tu diventi di quel paese, stai 4 giorni lì, quei 4 giorni hai la sensazione di essere cittadino di quel paesino, quindi con tutto quello che ne consegue anche dal punto di vista della ricettività, ma non solo.
e quindi si tratta di mettere d'accordo tutti gli operatori, diciamo, turistici e non, al fine ditemi di creare nomi. Questa cosa qua. Monica. Monica qui, Fabrizia? Passiamo qua, poi vediamo se qualcun altro vuole andare su. Servizi culturali? Angela. Angela? Io andrei per il primo. Ricordami. Antonella. Antonella. Sui servizi culturali? Passiamo dopo, sul gruppo sviluppi lavorativi, gruppo su facilitazione. Daniele. Chi altri? Daniele 2. Daniele bis. Un terzo. Francesca. Melania. Quant'è? 4 gruppo? Sì, sì, più o meno, 4, 5. Come invogliare la partecipazione? Mari? Diego? Angela io? Radice sei qui? Giulio? Salvina. Salvina? Se c'è un proposto, lo sentiamo. Se si può. Ilaria? Ci siamo tutti? No. Io dovrei essere per me. Sono vagante. Fedele. Posso essere migrante? Puoi essere migrante, dai. Una mina vagante. Sei migrante. Vagante. Vagante fra i quattro, no? Ci siamo tutti? Ci siamo tutti? Questo sarebbe. Certo che sì, venite facilitati tutti su questi temi, poi vediamo, insomma. Dobbiamo, ditevi nel gruppo, allora il tempo è limitato, diteci nel gruppo se preferite, ditevi nel gruppo e poi ci dite se preferite facilitare tutti oppure se uno dice io non voglio facilitare, voglio fare l'assistenza alla facilitazione, così capiamo quanti piccoli workshop, quante domande di discussione dobbiamo usare, no? Per dare a tutti la possibilità di farlo e ovviamente se abbiamo tante domande di discussione tagliamo un po' sulla discussione, tanto sappiamo che non sono i contenuti che ci interessano più di tanto quanto vedere le dinamiche e vedere la facilitazione. Quindi questo lo decidiamo dopo a seconda del tempo. Va bene? Ci siamo tutti? Ci siamo detti tutti? Che ore sono? Aiutatemi. Sono 5 alle 11. Pranzo. Allora, possiamo fare che ci diamo un momento di pausa, che ci diciamo le cose anche operative per pranzo, eccetera, che ognuno, io direi che un gruppo, possiamo decidere che il gruppo 1 si mette nella prima sala, che il gruppo 2 si mette nella seconda e i gruppi 3 e 4 si mettono uno da una parte e uno dall'altra di questa per non disturbarsi. Ogni gruppo avrà un pannello e un po' di materiali. L'importante è che facciate tutte le riflessioni che volete individuale, condivisione, bla bla bla, quando tornate in plenaria però magari abbiate solo il tema, e le domande che intendete usare. Vi diamo delle strisce, vi diamo tutto, ok? Mezz'ora per strutturare le domande, tre quarti d'ora? Quanto pensate di... Proviamo mezz'ora e poi io dopo mezz'ora faccio un giro e vediamo a che punto siamo? Quindi ci stiamo dicendo, vogliamo fare una pausa ora? Dirci due cose, ma poi andare a lavorare. Quindi ore 11, 11 e 30? Privatamente. Ognuno è libero,
Io vi propongo questo, facciamo una pausa più corta, così usiamo, ottimizziamo il tempo, magari ci mangiamo una focaccia, un panino, una cosa rapida. E anche perché oggi dobbiamo finire un po' prima, perché sennò io rischio di non prendere il mio volo. Io proporrei di no, però ditemi voi. Io sono al vostro... Un'ora e mezza di pausa? Io avrei fatto meno, però ditemi voi, dobbiamo finire forse alle 5, ci siamo detti? Io non ho troppo delle cose da fare, quindi magari arrivo più tardi. Quindi facciamo un'ora di pausa? Un'ora e mezzo, due e mezzo. Una e mezzo, due e mezzo. Anch'io direi va bene, una e mezzo, due e mezzo. No, una. Allora, 1-2, va bene, dai, se c'è un'esigenza, 1-2, va bene? Non cambia, dai, ci organizziamo. Se qualcuno vuole unirsi alla focacciata, adesso capiamo chi va a prendere dopo la macchina, dove, perché, quindi... Perché qui intorno non troviamo? No, dobbiamo andare per andare al forno... Se no andiamo dove siamo andati, o ieri, o se c'è un posto più vicino, però se ci fanno al volo un primo... Ma se abbiamo un'ora va bene anche un'osteria, l'importante è che magari ci faccia una cosa. Sì, non si riesce. Fresche, e quindi è meglio andare. Forse possiamo. Queste discussioni non interessano molto. No, cercate un attimo. La gente sente. Lo streaming dice, oh, cosa volete mangiare? Ma niente. Io prima ci portano le cose. Allora, è chiaro la prima cosa che facciamo? Scusate, prima dell'ora di pranzo facciamo un lavoro per palestra sulle domande, ok? Quindi vediamo le domande che ha formulato ogni gruppo, ancora non facilitiamo. Chiudiamo la mattina guardando le domande, riflettendo, vedendo cosa funziona, cosa non funziona, cos'è leggermente da riformulare, va bene? Dopo, dal primo pomeriggio, così non si dorme, si inizia a facilitare. Quindi non facilitiamo, non possiamo fare facilitata noi che Angela non c'è. Volete facilitare adesso perché poi Angela non c'è. Ma Serena, non è un problema. Eh? Facciamo il primo? Ok. Bene, benissimo, sono assolutamente d'accordo, via. Però allora, prima vediamo le domande, poi decidiamo su cosa faciliti. Vai. Del vostro gruppo, chi vuole facilitare? Inizia Angela. Ok. Benissimo. Però allora ti facciamo un po' di posto. Vabbè, iniziamo a vedere le domande, dai. Okay. Allora, noi ci siamo scritti qui una mezza struttura di come abbiamo pensato di organizzare le domande e c'era la prima domanda che era fondamentalmente una tesi. Allora, scusate, l'argomento era il miglioramento dei servizi culturali, in particolare ci siamo interrogati su l'incremento o lo sviluppo dei pubblici relativi, in questo caso come diciamo contenitore abbiamo pensato al Festival dei Giochi delle Tradizioni, che era un argomento che conoscevamo entrambi, è un festival che si fa a Ceglie. Quindi fondamentalmente il tema, l'obiettivo è l'audience development e l'incremento di questo. La prima domanda era una domanda a tesi, quindi per capire un attimino l'indice di gradimento o comunque un'opinione generale, e il tema era la domanda che ci siamo posti è: il gioco di strada è un elemento di aggregazione per capire... Sì, il tema di strada è un elemento di aggregazione. Quindi volevamo sapere da parte del pubblico fondamentalmente se questo enunciato è vero o meno. E questa era la prima struttura che avevamo pensato di dare. Questo fondamentalmente per rompere il ghiaccio e per entrare un attimino nell'ottica. L'altra domanda era quella che era una domanda a cartoncino con scrittura nascosta e Giulio aveva pensato questo, ovvero quali giochi facevi da bambino?
Questo da un lato per appunto... Motivarle, domande? No, però sì. Diteci un po' come avete... L'idea, Giulio, correggimi se sbaglio, era quella di mettere insieme quelli che sono i giochi che si facevano un tempo con di avere delle risposte da parte del pubblico su quali erano i giochi che si facevano e poi dividerli in due cluster, uno relativo ai giochi che si facevano, tra virgolette, i giochi di strada, i giochi di ieri, e l'altro riguardava, l'altro cluster riguardava i giochi un po' più tecnologici o comunque quelli più nuovi, più recenti nel tempo. L'altra domanda, e questa era una domanda ovviamente a cartoncino con scrittura nascosta. La terza domanda che avevamo pensato era sempre una domanda a cartoncino con scrittura nascosta e ci eravamo basati sulla struttura che ieri aveva dato Serenella ed era questa qui, immaginando, cercando di far immedesimare il pubblico su questo tipo, tra virgolette, di target di stakeholder, ed era o 17 anni, perché è una fascia di età che a noi interessava incrementare. Vado al festival e cosa trovo e cosa non trovo? Immaginando un ragazzino che va al festival, quello che riesce a trovare, che può interessarlo, e quello che non lo interessa. L'ultima domanda era una domanda a voce ed era questa qui di Salvina che diceva, che dice, come convinci il tuo amico di 60 anni, sessantenne a partecipare al festival? Noi fondamentalmente volevamo tirare fuori, l'obiettivo di questa domanda era tirare fuori dei modi di comunicare non tradizionali, un po' informali, anche relativi comunque a un target ben specifico che è quello dei sessantenni. Quindi l'obiettivo era quello di mirare a trovare dei modi nuovi di comunicare per una fascia d'età che non è molto frequente, non è un habitué del festival. E questa era a voce. Tutte? No, allora, questa. Ok, tesi. La tesi è la tesi. Okay. Poi questa. È la nascosta con, okay, con scrittura nascosta. Questa anche e questa qui a voce. Ok. Questa era la struttura che ci eravamo dati. Sentiamo commenti dal gruppo. Vi sembrano ben formulate? Cambiereste qualcosa? Avete dei dubbi su alcune domande? Il tema generale era miglioramento servizi culturali. Vabbè, forse dovevate... Sì, sì, in realtà ci sembrava troppo ampio il tema, poi abbiamo capito in quale ambito lo volevamo restringere, alla fine siamo arrivati a un evento culturale che coinvolge il paese di Sceglie, che è il Festival dei Giochi e delle Tradizioni, e siccome Angela è un'organizzatrice di questo festival, siamo andati ad analizzare delle problematiche che magari potevano interessarci, che erano quelle dell'incremento del pubblico, soprattutto di alcune fasce di pubblico, sono i, diciamo, i teenager, e gli adolescenti e le persone di più anziane. Sì, è con doppio cartoncino, trovo e non trovo, cosa trovo? Dobbiamo organizzare un pannello dove possono adesso, sì, facilitare, io non l'avevo fatto perché pensavo di farlo a pranzo. Mi piace molto la riflessione sul pubblico, cioè trovo che le due domande, quella di 17 anni e quella di 60, sono molto efficaci, anche perché non sono... Sono domande creative, no? Uno si immagina la situazione e quindi è un po' come il discorso di ieri di Milano. Probabilmente se Serenella ci avesse chiesto punti di forza e punti di debolezza del Salento non sarebbe stato così efficace come immaginarsi una situazione. Quindi mi piacciono molto quelle due. Però rispetto a fare una riflessione importante sul pubblico, trovo un po' in più o poco adatta quella sui giochi, cioè quali giochi facevi da bambino, non capisco a cosa può interessarvi sapere questa cosa, cioè mi manca quel pezzo. Ovviamente le domande sono state fatte come sapete, no? Ognuno da soli,
per cui poi ci siamo confrontati. E la cosa bella è stata che ognuno di noi aveva pensato a un tipo di modalità di facilitazione diversa, e per cui le abbiamo tenute tutte, quindi non abbiamo immaginato una sequenza logica. In realtà io quali giochi facevi da bambino era per me per aiutare chi sta da quella parte a immedesimarsi, a capire come si sentiva in qualche modo, quando, cioè la riflessione che poi si sarebbe aperta era cosa ti stimola il gioco da bambino, cosa non ti stimola, e questo può andare in qualche modo ad aiutare la riflessione sulla comunicazione. O forse anche a far emergere magari dei giochi tradizionali che si sono un po' persi. No, io quello lo vedo. Sì. Può essere un modo per capire per come incrementare ulteriori attività, sì, perché magari non le abbiamo considerate proprio. Io invece se ho una perplessità, sono molto carine, è vero che sono creative, quindi attivano bene, ho qualche perplessità sulla prima, sulla tesi. Vi ho detto che la tesi non è facile da formulare. Secondo voi, no Mari, secondo voi, io penso che quasi tutti si polarizzerebbero sul dire è un elemento di aggregazione il gioco di strada, però magari è un mio punto di vista. Secondo voi troviamo qualcuno che ci dice assolutamente non sono d'accordo che il gioco di strada sia elemento... capito, io ve l'ho detto, è la più difficile, tant'è che alla fine, vi dico... Si lavora molto su domanda voce, su magari si apre con una domanda che rompe un po' il ghiaccio, un po' leggera. La tesi è difficile, è bellissima, cioè se si riesce a centrare è un bell'inizio di un workshop, però posso, non è facile. Scusa, posso? No, per me, io quali giochi facevi da bambino, cioè quella mi sarebbe piaciuto integrarla nella tesi, cioè credo che come tema... E come l'avresti formulata come tesi? No, non è facile. E la cosa che vi voglio dire, non dimenticatelo perché diventare un po' un automatismo, se è una tesi il punto esclamativo, se è una domanda il punto... interrogativo, e le tesi sono tesi, non sono domande, no, a volte le chiamiamo domande di tesi, no, sono tesi perché sono affermazioni, ok? Quindi o è una tesi o è una domanda. Io ho solo quel dubbio, per il resto mi sembra un ottimo lavoro, ho un po' un dubbio. Potrebbe essere, scusami, poi te lo lascio. Potrebbe essere, acceglie, si praticano ancora i giochi tradizionali. Oppure vedo le persone per strada a giocare... O se vuoi tenere questo, però devi dire qualcosa, ragioniamoci un attimo, giusto per proprio fare esercizio. Quale può essere il disaccordo, la paura che può avere qualcuno sul gioco di strada? Che è pericoloso, no? Allora, se tu, anziché dire il gioco di strada è un elemento di aggregazione su cui io credo che siano tutti più o meno, ma staresti qua, secondo me... forse qualcosa che dice, è importante, prova a dirlo, è importante riattivare il gioco di strada. Forse qualcuno ti dice non sono molto d'accordo perché oggi il traffico è aumentato, bla 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 bla, ok? Ecco. Mari. Cioè, mi ricordo la campana. Certo. E basta. Giochiamo a Pincaro. E basta, cioè, poi dopodiché il pallone. No, ce n'è. Adesso si fanno, forse si fanno nei parchi, non li fai più, no, per strada. I bambini li fanno questi giochi, però li fanno in ambienti un po' più protetti. Sì, o lo carichi di più, però va bene, adesso non stiamo sul contenuto, ma per capire, no? Però... O lo carichi in maniera eccessiva, allora... Qualcuno ti dirà, vabbè, sì, okay. Bello, ma non fantastico. Per noi il gioco di strada è il migliore elemento di aggregazione. Vabbè, non so, no, però è... Certo, tu. Scusami, oppure la provocazione... Però anche su questo magari trovi molto accordo. Invece il lavoro difficile è proprio che devi trovare una cosa su cui la gente si disperde nel più, meno, ok? E la... Scusami, Serenella... Benissimo. Microfono ce l'ho io. Angela, questo. La provocazione che avevi fatto tu, tipo a Ceglia si gioca ancora tanto per strada. Sì, ho questo. Però cioè, anche lì falso, ci no? Sarà un dato di realtà. Qual è il dato di realtà? Che è vero, falso. Non è vero? Sì, si possono disperdere. Forse quello che dice...
Fabrizia, mi sembra che funzioni. Dicevo, si può ancora giocare in strada. Va bene, oppure tanto non ci serve sui contenuti, oppure questo confronto ci serve per capire. Okay? E se fosse una domanda per dire quanto potresti dare come contributo affinché ci fosse maggiore partecipazione al gioco di strada. E quindi... Questo va bene, ma diventerebbe una domanda, no? Stiamo discutendo un po' della difficoltà di esprimere bene una tesi. Perché la tesi non si può... Se una tesi è una tesi. Ah, non può essere una domanda. Beh, la forza della tesi è che tu dici, io inizio con un'affermazione, ditemi se siete d'accordo o no, e quindi attivi la discussione su quel tema. Se è una domanda, questo magari ha meno senso, lo fai in un altro modo. Ok, va bene? No, a me non è chiarissimo, in realtà il fatto di ho 17 anni, vado al festival e trovo o non trovo, cioè io sono in medesimo in un 17enne e quindi la domanda è su cosa vorrei trovare, certo. O sì. Cosa non vorrei trovare, oppure su cosa c'è e mi accorgo, o cosa c'è e non me ne accorgo, o su cosa c'è effettivamente, non trovo. Ah, io l'ho interpretata come vorrei trovare e non vorrei trovare, ma magari ho però magari se è quello, sì, il vorrei ce lo metto. Si può meglio, questo vuoi dire? L'ho trovata giusta perché poi c'è la seconda, l'ultima che risponde a quella prima, no? Da ciò che trovo e non trovo viene fuori come convince anche gli altri delle altre età. No. Tu, voi volevate dire vorrei trovare o non vorrei trovare? Sì. Che vorresti trovare, quello che ti piacerebbe trovare lì. Allora forse è formulata meglio dire vorrei trovare e non vorrei trovare. Ah, ok. Perfetto. Trovo non trovo, ti viene il dubbio? Sì, ti viene il dubbio, pure se in realtà quello che dice lei adesso. Quello che dice lei adesso più qualcosa tipo cosa c'è, cosa ci dovrebbe essere, forse. Sì, oppure sono due passaggi in realtà, certo. Diverse. Però sì. Esatto, perché sono due cose diverse. Cosa c'è, cosa ci dovrebbe oggi essere? Se è un evento che si fa tutti gli anni, tu puoi chiedere alle persone oggi cosa trovi e cosa non trovi, cosa vorresti trovare e cosa invece e sono non cose ti un po' interessa. Diverse, no? Ok? Potrebbe scomporsi. Vedete come dal ragionamento si fa pulizia, no? Si fa analisi e si migliora. Quindi quattro potrebbero diventare due domande con quattro uscite. Cosa volete? Bene. Avete altre osservazioni? Bravi. Adesso dovete facilitarci però. Francesca, prego. Allora, la mia era una domanda proprio sulla struttura del processo, nel senso che se si fa una tesi, quando si deve creare un metaplan, no? E poi come si può migliorare quindi i verdi e i gialli? Okay. Perdonami, stavo suggerendo di scrivere le eventuali altre ipotesi che abbiamo formulato, ok? Ok. Anche la tesi, la scriviamo a fianco così abbiamo un po' di lavoro. Ogni volta che si vuole utilizzare il metaplan, sì. Si crea una tesi, poi si creano, prima di iniziare il processo, le tre domande? No, una, due, dieci. Perché mi veniva in mente, adesso è stata da tutti in qualche maniera messa in discussione la tesi. Se viene messa in discussione, le mie tre domande erano strettamente legate alla mia tesi, io devo cambiarle tutte, quindi diventa inutile. Allora, un momento. Noi siamo ora in ambito formativo, non stiamo facendo un workshop. Io in un workshop mica sottopongo le domande al gruppo. Io in un workshop facilito il percorso che ho deciso. Ho capito la domanda o no? Ok. La tesi è quella. Al limite cosa può succedere? Che tu sai di averla cannata perché tutti si mettono qua. Ma non è che tu vai avanti. Non è un problema, no? Cosa succede se io avevo questa tesi? Adesso noi stiamo facendo un lavoro di apprendimento su come si fanno le domande, quindi le stiamo mettendo qua, abbiamo deciso di farne tre perché siamo tanti, se no finiamo dopodomani.
E un'altra cosa, stiamo facendo un lavoro formativo sulle domande. No, però non sostituitela adesso, mettetele insieme, vicino, no? Così abbiamo poi un, se vogliamo, una foto di, del percorso. E se io sono in un ambiente invece di workshop, ok? E sto facilitando questa domanda e scopro poi che è una domanda magari non formulata benissimo, perché? Perché quando io chiedo, bene, il gioco di strada, io penso, vi porto questa affermazione, il gioco di strada è un elemento di aggregazione. Siete d'accordo? Non siete d'accordo? Vi do i bollini, voi venite e votate. Io guardo e trovo che i bollini sono tutti qua. Dico, mi date delle motivazioni per cui il gioco di strada è un elemento di aggregazione, finisco la facilitazione, metterò solo dei cartoncini qua e vado avanti col mio percorso. Non è che discuto col gruppo, ho sbagliato la tesi la prossima volta. Queste sono cose che ci diciamo in formazione, ok? Quindi, però... mi conferma, vedete, che la tesi è difficile, non è facile formularla, dovete stare attenti e pensare, avrò un pensiero unico in risposta o no? Se vi dite avrò un pensiero unico, non è una tesi ben formulata, perché si polarizzano, anzi, andrebbero tutti qua anziché distribuirsi, ok? Non so se è chiaro, Francesca? Allora, abbiamo detto che la tesi si può migliorare dicendo, per esempio, oggi si può ancora giocare per strada e quindi qualcuno ti dirà sono molto d'accordo, qualcuno un po' più timoroso dirà no, col traffico che c'è nelle nostre città, i bambini, paura, bla bla. Questa va bene, mettiamoci il punto di domanda. Ho 17 anni, vado al festival, abbiamo detto che si può eventualmente sdoppiare. Cosa vorrei trovare, cosa non vorrei trovare? Anche a seguire le puoi mettere a destra. Ok, benissimo. Adesso decidete quale domanda facilita e può facilitare. Ne facciamo solo una? Vediamo, insomma, diamoci un tempo. E in effetti abbiamo 20 minuti, quindi facciamo facilitare... Facciamo facilitare Angela. E quale facilità? Decidete un po'. Quale? Non lo so. Scegli tu quella. Dobbiamo scegliere noi, la scegliamo insieme a loro. No, decidi tu una che vuoi facilitare, la prendi, la metti su questo pannello e fai. Aspetta solo un secondo che la fotografo. Aspettate solo un attimo. Via le manine. Sì, 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 perdono Giulia. Ok. Via. Serenella, scusa. Sì. Facciamo quella segreta o quella così per me è uguale, non saprei. Quale dici che è il caso di fare? E quali giochi facevi da bambino? Oppure questa? State pensando? Sì. Ma scusate, il Festival dei Giochi lo conoscete tutti, siete in grado di rispondere? Io direi facciamo quali giochi facevi da bambino, che forse è più accessibile a tutti. Capito? Questa se non si conosce è un po' difficile. No, Giulio, che dici? Capito? Sì, sono d'accordo. Tu lì devi invitare delle persone che sei certa che siano in grado di rispondere. Sì, no, noi non avevamo considerato tutto il discorso. Sì, certo, però... Sì. Allora, quali giochi facevi da bambino? Vi diamo un foglietto per uno. Bianchi. Dove sono i foglietti bianchi? Qua ce ne sono un po' di bianchi. Basta, no? Altri cartoncini bianchi dove li troviamo? Nel cartone. Usate un altro. Perché quelli sono da tagliare, tutti quelli che avevamo. Usate un colore. Usate un colore. Usate un colore, non è un problema. I bianchi ci sono quelli. Perché... La carta l'hanno comprata, ma intera. Se non avessimo... se ieri non avessimo preso quello, se no... C'è la carta, ma va tagliata.
quindi meno male avevamo. Io ne avevo portato un po' di trepò e poi c'era tutto questo. No! Questa è la tua. La scatola è la tua. Io ne ho portato tre mazzi di tutti i colori. Loro le hanno comprato, ma non le hanno tagliate. Gli avevo scritto tagliate in tre sul meno male l'avevo sia io e poi qualcosa ora la stiamo prendendo. Io ne ho portato mazzetti. Come si dà un tempo per rispondere? Qualche minuto di riflessione. Allora, qualche minuto gestite, poi vi divido. In silenzio. Ognuno qualche deve... minuto di riflessione per in silenzio per rispondere a quali giochi facevi da bambino. Un gioco, sì. Allora, in questo caso si dovrebbe dire, però state facilitando voi, quindi non mi chiedete più niente. Si dovrebbe dire, se vi ho dato un unico cartoncino, cosa dico le regole di Metaplan? Un'idea in ogni cartoncino. Quindi ideatene anche due o tre, pensatene anche due o tre, ma ne scrivete uno. Se poi quelli che avete pensato non sono nella parete, li aggiungete nella discussione. Promossa? Ma no, attaccate. Sarà un continuo copia e incolla. Si raccoglie l'assistenza e la facilità. Ok, Giovanni, dovresti scrivere quale gioco facevi da bambino. Si raccolgono e si girano. No, tu sei quella che scrive. Siete in tre addirittura, vai Giulio, va bene. Si può essere anche in due. Tu è il prototipo classico. Ok, ci siamo. Allora, adesso passa Giulio a Salvina a raccogliere le vostre risposte. Allora, ok, perfetto. Adesso li leggiamo insieme e vediamo. Ok, vai. Allora, nascondino. Tu attacchi, Giulio, vai. Ok. Poi, l'elastico. Poi, acchiappino. Poi agli indiani, poi palla avvelenata, poi di nuovo nascondino, poi caccia al tesoro, poi 1, 2, 3 stella, poi la campana. Poi stella comanda a colore. Stella. Sono due o chi? Ok. Poi la campana sempre. Poi nascondino. Poi travestirsi con stoffe riciclate. L'aria si è chiamata proprio. Poi le cinque pietre. Poi le competizioni di guerra.
e poi going. Non si dice chi è che ha scritto, ma comunque sarei curiosa di sapere cos'è going, giusto per capire. È da solo o in gruppo che si fa in gioco? Ok, almeno per voi. Ok, allora noi abbiamo adesso tutti questi giochi e dato che non possiamo fare ieri, oggi li possiamo fare insieme o individuali. Può essere un modo per classificarli. Ok, allora abbiamo quindi. Quindi dividiamo. Allora ci sono. Abbiamo molti giochi dove c'è. Necessità di più persone per giocare, quindi c'è un dei giochi dove abbiamo bisogno di più componenti, più attori, e poi ci sono i giochi dove si può anche giocare da soli, quindi abbiamo ad esempio il travestimento, le cinque pietre, perso, è andato tutto coso. Poi la campa, la caccia al tesoro. La caccia al tesoro è un gioco che si fa in gruppo. L'elastico. Ok. Le competizioni di guerra anche in gruppo. Ok. Qua è successo il finimondo. Quindi il gioco intanto crea aggregazione, prima cosa, e seconda cosa, ok, scusate, una domanda, ci sono altri giochi che secondo voi vanno aggiunti? Le figurine. Le figurine, ok. Poi le biglie. Manca altro? Maria ha detto una cosa, non l'avete sentita? No. La campana c'è, l'abbiamo già scritta. Maria ha detto due cose, ha detto le bambole. No, non l'ho proprio sentita. Chi è che ha parlato? Maria ha detto le bambole, poi ha detto il dottore. Ok. Quindi. Vabbè, andrebbe scritto con le aggiunte in bianco. No, o sì. No. Le biglie sempre. Facciamo. No, questa va di là. Il dottore non puoi giocarci da solo, ma ci devi giocare comunque con qualcuno. A meno che non giochi al dottore con le bambole, quindi è un'altra cosa. Quindi, allora lo mettiamo di mezzo. Un'altra cosa, allora. Quindi, vabbè, per quanto riguarda la nostra Nattima. Ah, ok, è vero, scusa. Secondo voi va bene come abbiamo diviso i giochi? Vedete tutti? Tipo? Cioè poveri anche in funzione alla tesi o comunque insomma al discorso generale, quelli che si possono, cioè si fanno in strada e quelli che invece magari si fanno a casa. Allora possiamo riunire questi giochi, oltre a quelli che si fanno con questa modalità che si fa da soli o insieme, a quelli che si possono fare per strada o no, e quindi io farei dei cluster, magari dando un titolo al tipo di gioco. Quindi, siete d'accordo che comunque praticamente tutti quelli che aggregano più persone sono giochi che si fanno in strada? No, forse l'elastico no? Cosa? Allora scusate, se c'è qualcuno che ha altre cose da dire rispetto alla divisione lo diciamo al microfono così riusciamo a capire anche noi.
sull'aspetto del gioco, ci sono giochi che si risolvono in un rapporto di coppia o di piccolissimo gruppo, perché avvengono con regole che, insomma, che riguardano un'organizzazione piccola. E poi giochi che hanno bisogno, che sono più aperti e che insomma, coinvolgono sia uno spazio maggiore che anche un numero di giocatori variabile in qualche modo. Il going è l'estremo, cioè si fa in due e lo strumento è unico, per giocare in più si gioca in parallelo. Mentre giochi di guerra o nascondino e cose sono giochi liberi che hanno una dimensione pubblica o diversificata spazialmente. Quindi... Vi va bene se dividiamo, facciamo un'ulteriore divisione in cluster più piccoli, in cui appunto, come diceva Fedele, abbiamo dei giochi dove si può giocare in poche persone, in piccoli gruppi massimo 2-3 o gruppi molto ampi, quindi che necessitano anche di spazi più ampi. Posso fare una domanda tecnica? Cioè, che non c'entra con io questo. Io suggerirei dopo. Di chiudere la sperimentazione, sì. E poi facciamo i commenti. Ah, okay. Quindi non chiedete neanche a me, lavorate, poi chiudiamo e commentiamo. Allora, sì. Allora, se stiamo sul ragionamento di Fedele, che mi sembra ci aiuta a clusterizzare meglio, cioè ad avere delle divisioni più piccole, i giochi che dove ci sono coinvolte più persone sono appunto questo gruppo di, anche se la campana forse non è, sì, secondo voi la campana è, sì. Un attimo, non parliamo, sì, quindi la campana non è fra quelli. Agli indiani è più di gruppo, perché se no non ci stanno gli sceriffi indiani, la scuola, molto per quelli. Agli indiani c'è bisogno di... Sì. Bene, bravi. Allora, siete stati bravi, è la prima volta, quindi che feedback vogliamo dare? Allora, rispetto a quest'ultima parte dei cluster era confusa, perché abbiamo cambiato 10 volte, cioè molte volte i cluster. Quindi i cluster sono in base all'obiettivo che vogliamo raggiungere, cioè in base all'obiettivo io decido di clusterizzare se tante persone o poche, oppure se molto spazio o poco, oppure se a casa o fuori, no? Cioè lo devo sapere prima, è il facilitatore che mi siete deve dire. Siete d'accordo che questa cosa ha creato confusione, quindi cosa devo fare? Devo o avere le idee chiare io prima e dire a me per l'obiettivo che ho per andare avanti serve dividerli in casa e fuori, gruppo, singoli, eccetera, oppure chiedo al gruppo, oppure faccio all'inizio un pannello in non clusterizzato, indefinito, e poi chiedo al gruppo, secondo voi? Questo tema, queste risposte che avete dato, allora innanzitutto chiedo cosa manca e questo l'avete fatto, ok? Quindi cosa manca? Avevate delle altre idee che non sono sul pannello? Ci volete dire qualcos'altro? È stato fatto, quindi bene questo. Altrimenti chiedo al gruppo e dico, secondo voi come li potremmo dividere questi giochi se volessimo fare un'analisi più approfondita delle tipologie? Però decisi o una cosa o l'altra, altrimenti la gente in un attimo inizia a parlare tutti, uno sull'altro, no? In un attimo, cioè il gruppo l'avete perso. Dopo un attimo il gruppo è perso, ognuno parla per sé, chi parla a fianco. Quindi decisi, il gruppo va tenuto e lo tiene una persona, non questo, due. Volevo dire questo. Io con colleghi a volte facciamo una facilitazione in due, ma ci vuole un'enorme sintonia. Bisogna guardarsi e capire chi è in quel momento che sta tenendo il gruppo e chi sta facendo un'altra cosa. Chiedi, crei confusione al gruppo, immediatamente voi guardavate uno e l'altro, questo ci serve perché è questo che poi fa apprendimento, no? Sperimentare e commentare. Quindi, decisi, che sia che clusterizzi tu perché hai tu in mente cosa serve, che sia che chiedi al gruppo, allora il gruppo ti dà tre criteri, tu devi essere pronto però a usarli in maniera ordinata. Allora, può essere che fai la prima clusterizzazione, tanti uno, la fai così e immediatamente metti i titoli e sai che hai raggruppato con un certo criterio. Dopo dici,
Vogliamo provare a dire tra questi quelli che eventualmente si possono fare anche dentro casa o anche una cosa, quello che sia, non ci importa i contenuti, però devi essere pronto a usare un altro sistema di segnalazione, per esempio i bollini. Ti prendi i bollini e quando loro ti dicono guardate 1, 2, 3, 4 si possono fare solo a casa, adesso dico per dire, gli metti il bollino e metti un cartoncino che dice solo a casa col bollino. Cioè devi creare immediatamente una visualizzazione univoca, ok? Quindi un po' più di ordine, più decisione. L'altra cosa è il ruolo. Hai iniziato, poi la... no? Eravate un po'... Ci siamo detti che avremmo fatto a metà. Un po' e un po'. Però il gruppo non lo sa che a metà vi siete scambiati, quindi continuava magari a aspettare qualcosa, ok? Ma in realtà è... sembrava un po' vabbè, ma siamo qua per questo, sì. Altrimenti... Sì, una cosa che può essere utile, forse, è una riflessione sul campo emozionale, cioè quali giochi facevi da bambino significa, cioè far emergere in realtà i cluster, è vero che si possono definire prima, quello che ovviamente poteva avvenire in questo caso era capire quali giochi si possono fare fuori o dentro per una questione di organizzazione dello spazio, e va benissimo. Certo. Però probabilmente, siccome l'obiettivo è un po' più strategico, quello di identificare dei meccanismi per coinvolgere le persone, forse bisogna cominciare a farsi raccontare dalle persone perché ti piaceva quel gioco e perché era interessante, per cui forse ci sono delle domande secondarie che lì non stanno ma che servono per fare emergere il tono emozionale che sta dentro quella domanda, cioè il motivo per cui un oggetto interessante può essere utilizzato per strategia. Da lì ti vengono probabilmente dei cluster che tu non potevi prevedere, ma che sono legate alla una tua strategia ben definita. E quindi stabilire degli elementi strategici che poi sono del gruppo e non sono calati in un'organizzazione che poi è molto pulita perché deriva da una tua posizione iniziale. Non devi cioè la classificazione non è solamente un ordine dato a elementi secondo una tua sequenza logica. È quello logica. Che dicevamo ieri, è il gruppo che va da una fase di divergenza a una fase di convergenza verso un'idea che diventa l'idea del gruppo. Quindi questo, se lo fai col gruppo, ha un vantaggio ulteriore. Cioè usare le emozioni e le memorie per arricchire il senso dei cartoncini, insomma. Altre cose? Altri suggerimenti sulla facilitazione? Fabrizia. Io mi chiedo, visto che il tema è il gioco di strada, come sarebbe stato se fossimo partiti da quali giochi di strada facevi da bambino, con una doppia domanda, quindi due cartoncini, uno solitario e uno di gruppo. Ne abbiamo discusso quando stavano lavorando, lì è un po' una scelta tua, se vuoi essere capito, estremamente organizzato e quindi addirittura, capito, non fare neanche fare un respiro alle persone, ma immediatamente dirgli questo, 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 che comunque è una scelta, è una scelta, tutto è una scelta. Quindi, oppure lasciarli è la stessa cosa che ho fatto ieri, detto che poi siamo in formazione, eccetera, quando ho preferito chiedere a voi quali sui gruppi, no? Quali criticità nei gruppi tradizionali, non vi ho detto già relativamente alla parte relazionale, relativamente al raggiungimento dei risultati, ho lasciato che venissero e poi li ho clusterizzati, no? Per dire. Quindi sì. È un po' una scelta che fai. Io speravo che uscissero. Qui c'è una cosa importante che dice che uscissero fuori anche dei giochi che non sono giochi di strada. Capito? Per cui volevo evitare che una definizione si già andasse in quella, però col fatto che abbiamo parlato prima del Festival dei Giochi di Strada, eccetera, eccetera, credo che automaticamente si sono. Maria ha detto le bambole, però le bambole non le avete scritte, forse. No, perché sono anche scritte. Ok. E l'ultima cosa che vi direi da parte mia, ecco, anche sulla scrittura nascosta, il gruppo scrive. Però poi se ci sono aggiunte di solito è l'assistenza alla facilitazione che aggiunge, ok? E aggiunge nello stesso colore se sono le stesse idee, semplicemente mancavano. Se un commento alla discussione nell'ovale, ok?
Bene. Grazie. Come vi siete sentiti? Questa è la cosa più importante. Come vi siete sentiti? Beh, questa confusione dei ruoli in effetti è... Cioè io lì me ne sono andata in tilt quando avevamo detto ok, allora quando facciamo questa domanda, poi il cluster, dicevamo ieri e oggi, non sono usciti perché mi sono resa conto che tutti non c'erano giochi attuali e me ne sono andata in pallone. Nel senso che ho detto, dice okay, adesso che faccio? Come, infatti ho dimenticato completamente il cluster, me l'ha ricordato Salvina, avevo completamente rimosso. Però se, allora, qui che cosa viene fuori? Un'altra cosa molto interessante. Io avevo un'aspettativa, cioè io volevo dare una direzione alla discussione, non è venuto fuori, perché? Perché io non ho dato la direzione, avrei dovuto dire quali giochi facevi da bambino e fanno oggi i bambini, cioè devi aggiungere un elemento di attualità. Se no è chiaro che uno deve pensare cosa facevo quando io ero bambina, ma magari siamo tutte persone mediamente adulte e non funziona. Avessi avuto ragazzini adolescenti avresti giochi attuali, ecco, non so se è chiaro anche questo. Quindi la cosa che vorrei sottolineare, attenzione, perché se tu hai un motivo per dare una direzione, un po' la devi dare, altrimenti non è detto che ti venga il risultato che tu ti aspetti. La PlayStation non ce l'hai, è chiaro? No, ma poi quali giochi allora fanno oggi i bambini? Oppure quali giochi si facevano quando tu eri bambino e quali fanno i tuoi figli e nipoti? Cioè, ecco. Adesso non è importante il contenuto, però dobbiamo stare attenti a questo. L'apprendimento è questo. Sì. Se vogliamo dare una direzione dobbiamo essere sicuri di averla data. Altrimenti tu hai un'aspettativa, ma la tua domanda non chiedeva quello. Va bene? Cioè quando iniziano a esserci per evidenza delle cose, delle risposte già nelle domande, ovviamente la raccolta è, non facilita molto la divergenza, quindi dipende dai casi. Questo è un caso prevedibile perché ha tipologie. Il pubblico con una scheda potevano farsi un'idea della differenza, certo, di genere, di età, di provenienza, e quindi in quel caso sapere un po' a priori se aiuta. Poteva venire fuori appunto un disco, cioè potevano venire fuori tutti gli elementi che cercavate o no. E poi rispetto anche all'emotività della domanda, va benissimo, poteva anche essere una loro strategia che nasconde quali giochi facevi da bambino, magari se il pubblico fosse un audience di 60-70 anni, perché in quel caso sottintende cosa vorresti trovare nel festival. Cioè se ci sono ad esempio dei giochi assolutamente non più praticati, tu poi li puoi riproporre. Quindi secondo me la conoscenza del pubblico, quando è possibile, è fondamentale. Bene, l'altra cosa vi vorrei dire, come potresti scomporre in maniera diversa questa domanda? Una possibilità rispetto ai ragionamenti che abbiamo fatto sarebbe una striscia che non mette una domanda ma dice i giochi dei bambini. E sotto, quali facevi tu da piccolo, quali fanno i bambini oggi? E allora ti viene fuori tutta la tecnologia che qui chiaramente non può esserci. Perché? Perché hai un pubblico di persone comunque che erano bambini qualche anno fa e non avevamo né Nintendo né la PlayStation. Quindi un modo per trasformarla è quello, i giochi dei bambini, cioè il tema di cosa stiamo parlando, e poi sotto le domande. Oppure anche quali giochi facevi da bambino, ti viene fuori tutto questo. Una seconda domanda che chiede quali si fanno ancora, quali si fanno ancora oggi. Bollino, ti dicono questo è un gioco che non si usa più, dico per dire, ok? Rispetto a questo, io avevo un po' la sensazione che se avessimo, cioè è mancata il pensare al tipo di pubblico che avevamo, perché se io avessi messo quali giochi si fanno prima e quali si fanno adesso, probabilmente le persone che facevano i giochi prima hanno un giudizio sui giochi che si fanno adesso che io non volevo che emergesse in qualche modo. Bene. E quindi, però se ci doveva essere un pubblico più vario, certo, per cui avremmo avuto delle risposte varie, certo, considerando il tipo di pubblico che avevamo, ci potevamo aspettare un tipo. È che pubblico più vario chi dovresti avere? Ragazzi.
cosa facevi da bambino devono essere adolescenti. Adolescenti, sì, sì. Adolescenti. Cioè, tutti questi strumenti non sono di tantissimi anni fa, quindi dovresti avere proprio adolescenti. Sì. E infatti avresti dovuto scrivere, facevi da bambino, fanno i tuoi figli o fanno... Certo, certo. Bene, bravi. Grazie. Allora, vogliamo fare la pausa ora o... Sì, ok. Bene, chiamiamo per dire e poi riprendiamo alle due. Bene. Allora, io